Le 100 meraviglie di Pisa sono state presentate all'interno di un unico volume presentato in questi giorni. Vediamo di cosa si tratta. Quante sono le meraviglie del mondo? Nel mondo antico erano 7, ma a tutt'oggi solo a Pisa sono 100, anzi 100 più una. Emergono tutte da un volume curato da Eleonora Mancini con le foto di Fabio Muzzi e presentato a Palazzo Gambacorti dall'assessore al turismo Paolo Pesciatini. Il volume è un vero e proprio omaggio alle bellezze note e meno note della città. Lo sforzo dell'autrice, di Eleonora Mancini, e del fotografo Fabio Muzzi è stato proprio quello di riuscire a fare una selezione e tirarne fuori 100 più una, ma credo che a Pisa ci siano ben più che 100 meraviglie. Io credo che le chicche vadano molto, come dire, a gusto personale. Personalmente ho apprezzato, vabbè, ovviamente tutto ciò che è la parte storica e artistica di Pisa, per esempio la sala delle Baleari, un esempio di barocco straordinario. Poi, ovviamente, a costo di apparire scontati, però la torre è sempre la grande attrazione mondiale e quindi non, come non citarla? E poi, facendo proprio un salto, un vero e proprio cortocircuito, a me è piaciuta molto anche la scelta della parte del mare di Pisa, di cui si parla sempre molto poco, e chiudo con la Cecina, perché tra le meraviglie enogastronomiche è quella che ha una storia tutta sua, che ci riporta indietro nei secoli e quindi nobilita in questo modo un piatto comunque straordinario. Credo che il più uno alla fine ognuno se lo sceglie e decide che quello per lui o per lei è il più uno. Noi abbiamo cercato di metterci un'immagine e una meraviglia che fosse quasi un po', il compendio di tutto quello che abbiamo raccontato su Pisa. Però sono sicuro che ogni lettore dirà: ah, si sono dimenticati questo, sicuramente, e l'altra obiezione sarà: ah, ma io avrei finito con un altro più uno. Però è proprio questo il bello di chi fa editoria, è quello di accontentare e scontentare tutti allo stesso tempo. E parliamo anche di...